il corto che ha vinto il primo festival universitario, il corto di Roma, Il segreto di Pius. Invece lei ogni giorno è diverso e mi fa perdere 20 minuti ogni giorno con i suoi giochetti! Prendeteli tutti per schifosi cioccolatini, così poi te li conti con calma. Ma fai ancora la... conta! Tutto è importante perché è un lavoro di squadra. Penso che se non avessimo avuto l'interpretazione loro non sarebbe venuto il segreto di Pius, non sarebbe venuto questo. Diciamo che noi trattiamo sempre tematiche di questo genere, nel senso, è andato in una maniera molto semplice. Di solito ci focalizziamo su problemi dell'essere umano, ma non problemi che possono avere, diciamo, tutti, problemi che sono nascosti, più intimi, più profondi, e che a volte vengono anche trattati in maniera superficiale. Cerchiamo di raccontare da un punto di vista diverso. Semplicemente. Cioè, raccontiamo una storia che già è raccontata in diversi modi, cercando di tirar fuori un qualcosa di originale, di qualcosa che, diciamo, non è stato raccontato fino adesso in quella maniera. Sono arrivati più di 60 cortometraggi nella preselezione e oggi abbiamo proiettato appunto gli ultimi 10 classificati. E tra l'altro sono anche molto contento per i vincitori, perché ho sentito anche dall'applauso della platea, insomma, che erano favorevoli a queste premiazioni.